Ho letteralmente il microfono in mezzo all'inquadratura. Me ne sono accorto adesso, ma ho l'asta del microfono rotta e se lo sposto mi cade. Quindi ti metto un cuscino sotto e spero vada tutto bene. Con questo maglioncino qua sembra Steve Jobs, ma in realtà è la maglia del mio pigiama. Probabilmente anche Steve Jobs aveva la maglia del suo pigiama. Avete visto i video delle 20 cose, 100 cose, 50 cose? Ovunque, ogni canale ha fatto il suo. Ma io ci metto quel pizzichino di autismo che non manca mai nelle mie cose. Quindi 20 cose autistiche che non sai su Leo. Ma l'avete vista questa grafica? Mamma mia. Comunque, come vi stavo dicendo, sono 20 cose molto stupide che mi sono successe nella vita, o che tuttora mi stanno succedendo, o che riguardano me, appunto, che reputo molto stupide e molto autistiche. Non, cioè, autismo magari non sempre in senso discriminatorio, perché autismo è uno stupido simpatico, mettiamola così. Non so come mettere autistico bene, però avete capito. Numero 1. Da piccolo, all'età di 6 anni, ho rischiato di annegare. E voi direte, cosa c'è di autistico nell'annegare? Niente, sapevo nuotare. Già, e me ne sono accorto quando il bagnino si stava buttando in piscina. Cioè, io stavo affogando, il bagnino si butta in piscina per salvarmi e faccio, ah, ma io so nuotare. E me ne torno a riva a nuoto. Non vi dico quante cazziate mi sono preso dal bagnino, però ero salvo. Numero 2. Sono sonnambulo. E direte, anche questa non sembra una cosa molto autistica. Ma quando sono sonnambulo, io scappo di casa. Letteralmente, è successo una volta in vacanza con mia mamma. Che sente dei rumori, una porta che sbatte. Si alza nel nostro bungalow, eravamo in Puglia. Guarda il mio letto, vuoto. Guarda in giro, vuoto. Dov'è Leonardo? Apre la porta e io me ne stavo andando. Non so dove, probabilmente sarei anche tornato a casa. Ma stavo andando via. Questa qui è piccolina come cosa autistica. Però lo stesso potrebbe rientrarci. Ho scoperto quest'estate in Sicilia che si dice aeroporto e non aeroporto. E questa qui è una piccola. Ma per anni non sono riuscito a dire fucsia, ma dicevo fuschia. Questa sì è abbastanza stupida. Numero 4. Una volta ho quasi trovato un morto in giardino, ma probabilmente lo vedrete in questo video qua, che non so quando uscirà però. Questa non la classificherei come cosa stupida, perché è abbastanza intelligente, cioè, io non ho fobia. Letteralmente, fobia della bomba nucleare, va bene, non è una fobia, perché è una paura insensata la fobia, ma non ho fobie, o perlomeno non ne ho ora, ma alle superiori ne avevo una molto strana. Ero letteralmente terrorizzato dai gattini cinesi che ti salutano così. Io non potevo vederli. Quando uscivo il pomeriggio con i miei amici, magari, oh, c'è un negozio cinese, andiamo a vedere qualche cavolata? No, io non vengo. Numero non mi ricordo. D'ora in poi farò sempre così a fare i numeri perché non so effettivamente a che numero siamo. Probabilmente siamo al 6 e mi sono già perso. Questa pettinatura di capelli che vedete continuare a modificarsi perché mi si allungano, mi si accorciano, tipo passano video in cui ce li ho lunghissimi, cortissimi. Io ho fatto di tutto i miei capelli. Qualsiasi cosa. Li ho fatti lunghi, li ho fatti rasati a zero, li ho fatti corti, medi. Li ho fatti rossi, blu, verdi, arancio, biondi, biondo platinato, neri, marroni. Poi i colori penso di aver finito lì. Ho fatto i bigodini, ho fatto la permanente. Ho fatto le mesh, ho fatto i colpi di sole, ho fatto la cresta, poi altre cose che non mi ricordo, ma tecnicamente dovrei avergli fatto tutto. Eppure sono ancora qua, infatti probabilmente diventerò pelato a 25 anni. Potrebbe sembrare una cosa. Ah, scusate il numero. Potrebbe sembrare una cosa triste questa qua, ma in realtà non era triste. Io per svariati anni, alle superiori, ho desiderato di non sopravvivere oltre i 35 anni. Non perché volessi morire, perché oh mio Dio che schifo la vita, ma perché reputavo i 35 anni l'inizio del declino. Quindi io non volevo invecchiare e mi sono sempre detto, io spero di morire a 35 anni. Adesso lo uso un po' come meme, però una volta lo pensavo realmente. Nella mia vita ho suonato un bel po' di strumenti. E prima è stato il violino. Ma questa passione per il violino è nata in un modo veramente, veramente stupido. Io ho iniziato a suonare il violino perché volevo suonarlo per strada. Cioè, io passavo ai mercatini l'inverno con mia mamma, vedevo la gente che suonava il violino e volevo diventare proprio come loro. E se continuo a fare video con questa costanza, probabilmente finirò così. Ma sempre parlando dell'iniziare cose, a 16 anni io iniziai a fumare. Ho fumato per 6 mesi, poi ho smesso. E voi direte cosa c'è di strano? Il motivo per cui ho iniziato a fumare penso che sia questo qui. Questo pacchetto delle Camel, molto figo, in acciaio. Io ho visto questo pacchetto e ho fatto, ma che figata di pacchetto, ne vorrei uno. Ho comprato il pacchetto, mi sono trovato con questo pacchetto molto figo a fare, però io non fumo. Perché ho comprato le sigarette se non fumo? Vabbè, iniziamo a fumare. A 16 anni penso di essere stato un idiota completo. Ma tanto idiota, tanto. E penso che questo motivo qua si possa accostare anche a questo. La prima volta che ho bevuto. La prima volta che ho bevuto l'ho fatto per scommessa con una ragazza. Perché io sapevo tenere l'alcol, mentendo spudoratamente, visto che l'alcol non l'avevo mai toccato. Quella sera glielo dimostrai. Non, diciamo che non avevo ancora l'età per bere, però c'era una legge che una volta era fino ai 16 anni, adesso fino ai 18. Io ero vicino ai 16 anni. E quella sera, per dimostrare che io
Uomo fatto e finito. Sapevo bene. Ho retto ben Tre birre. tre, penso, che sono un 3% di sasso. Ho retto tre birre! E ne ero fiero! Alle medie ero molto spaventato dai ladri. Tant'è che dormivo con una pistola giocattolo sul comodino. E questa pistola giocattolo la impugnavo. Posso averla ancora? Sì, ce l'ho qua. Adesso è solo per. No, non facciamo vedere le pistole giocattolo che YouTube non vuole e mi togli i soldi. E dicevo, la tenevo sul comodino e ogni volta che mia mamma la mattina veniva per svegliarmi, io impugnavo la pistola e gliela puntavo contro. E la prima volta l'ho spaventata, dopo si è abituata e mi insultava. Io mi reputo una persona abbastanza calma, che accetta, non silenziosamente, ma diciamo, accetta molti compromessi. Questo qui accade nell'80% della mia vita. Inizio ad essere fastidioso quando sono stanco e ho fame. Se tu mi trovi che ho fame, simpaticissimo. Se tu mi trovi che sono stanco, simpaticissimo. Se tu mi trovi che sono stanco e ho fame, divento la persona più insopportabile di questo mondo. E Anna, se stai guardando questo video, conferma sotto nei commenti. Ora non ci sarà il commento di Anna che conferma questa cosa, io sarò una persona molto, molto, molto triste. Quindi datemi cibo, datemi ore di sonno e sono a posto. Questa è una cosa un po' mia. Non so se reputarla stupida. Cioè, è nell'ambito stupido in quanto. Vabbè, spieghiamo. Non ho messo credo numeri per 5-6 domande. E non erano neanche domande. Reputo stupide l'80% delle persone. Tutte. Cioè, non solo di quelle che conosco. Tutte. In questo 80% mi ci metto anch'io. Penso che l'intelligenza, oggi come oggi, sia buttata veramente a cavolo. Perché viviamo in una società talmente stupida che basta essere un attimo sopra per dire: oh, sei intelligentissimo. Non è vero. Se vivo tra gli stupidi e sono leggermente meno stupido, ciò non fa di me un intelligente. È come se io vado in un asilo, riesco ad alzare un peso da 20 kg, ciò non fa di me una persona fortissima. Confronto a quegli altri che ci sono lì, sì, ma non sono fortissimo. Ergo, per me la maggior parte delle persone non sono intelligenti. Questo penso che sia più un mio superpotere. Ah, il numerino, scusate. Questo penso che sia più un mio superpotere piuttosto che una cosa stupida. Ma io non posso ingrassare. Io mangio tantissimo, è una cosa. Credo che confronto al mio peso mangio veramente tanto. Quando andiamo a mangiare fuori con Lever, praticamente mangio quanto lui, per dirci. E non ingrasso. Posso mangiare un panino da 1 kg e non ingrassare. Niente, pro. E non so come fare. Tanti di voi mi diranno: oh, che figata, ma cosa te ne lamenti? Sì, non è comoda quando vuoi andare in palestra, aumentare di massa e non aumenti di massa. Vuoi mangiare tanto, aumentare di massa e non aumentare. Io resterò per tutta la mia vita con questo peso, probabilmente. Oh! Hai visto Leo del futuro che sta editando? Stavi per metterlo lì il numerino. Questa non è una cosa stupida, è una cosa molto triste. L'altro giorno avevo tempo libero, mettiamo virgolette ovunque. Avevo molto tempo libero e mi sono reso conto che ci sono più video con me sul canale degli Enube che sul mio canale. Bella la vita. Questa penso che sia. Basta! Questa penso che sia una cosa che mi contraddistingue molto. Io sogno sempre, ogni notte, ogni singola notte, io sogno sempre. Non faccio mai incubi, non ho. Penso che siano anni che non faccio incubi, ma questa cosa qua può anche succedere, ma i miei sogni sono concatenati. Se io oggi faccio un sogno che non mi finisce perché mi sveglio troppo presto, il giorno dopo io continuo questo sogno finché non lo finisco. Mi è successo anche di sogni che si sono concatenati per 5-6 notti di seguito, ed è una figata assurda, perché è come una serie TV praticamente. Io mi vedo una puntata dei miei sogni ogni notte. Ho un anno della mia memoria che non ricordo. E voi vi direte: come fai a perdere un anno? Io non ho ricordi della quarta superiore. Se voi mi dite un ricordo della quarta superiore, non ce l'ho. Per carità, è stato un periodo di depressione. E vabbè, quello mettiamo a parte. Ma io non ho ricordi. Ho veramente vissuto quell'anno da ameba. Io arrivavo a scuola, mi spegnevo, arrivavo a casa, mi spegnevo, arrivavo a scuola, mi spegnevo, arrivavo a casa, mi spegnevo. E non ricordo nulla. Veramente nulla. Per dirvi, l'anno dopo stavo parlando con due miei amici e sta mia amica mi fa: ti ricordi quando ero fidanzata con Valerio? Ti sei fidanzata con Valerio? Quando? Leo, l'anno scorso siete stati insieme un anno. Ho perso un anno e non so dove è finito. Mi piace che questo video qua si chiamava 20 cose autistiche che non sai su di me. Ma non penso neanche di esserci arrivato a 20. Sarò forse a 15, 14. E le altre 6 non so che fine abbiano fatto, sinceramente. Le avevo anche scritte, però ho perso il foglio. Mettiamola come ultima cosa autistica. Ma di tutte queste cose, una è falsa. Indovinatemela nei commenti. E nel prossimo video hack di questo genere metterò il primo commento che ha indovinato, ragazzi. E ragazzi, spero che questo video qua, molto stile la Trento Bondone, che avrà altri video, ad esempio morto in giardino, che mi ha già fatto prima questa cosa, quindi non la. Non la rifarò. Se riesco a fare questo effetto qui, mi sento veramente figo. Scusate per l'assenza. Probabilmente ci saranno altre clip spostate nel tempo perché me le sono dimenticate. E niente, il video finisce qua.